Ciao amorosissimi! Oggi andremo a realizzare insieme questo delizioso progettino all'uncinetto. È un progetto realizzato top down, parte dal collo, che è un collo lavorato a punto elastico, dal quale poi ci si allargherà lavorando la tecnica top down. In questo caso io ho realizzato un progetto a maniche corte. Se voi volete realizzare un progetto allungando la manica, andrete avanti a lavorare sino ad ottenere la lunghezza della manica che volete. La figliola lo voleva a maniche corte perché sotto ci mette un'altra magliettina. Il progetto è facilissimo da fare, veloce e delizioso da indossare. Prima di lasciarvi al tutorial vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico vi basta iscrivervi al canale senza dimenticare di attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto regalatemi un like. Per realizzare la mia maglia io ho utilizzato il filato Mark della Tessiland, è un 90% lana merinos fine superwash, ossia il top della lana merinos, e è un 10% di seta. Il filato è molto molto bello, i colori sono, vedete, molto brillanti. Questa tonalità tra l'altro è meravigliosa, che è la tonalità fuoco. Innanzitutto è un filato fiammato, che non ha lo stesso spessore per tutto il filato, vedete. A volte si assottiglia, a volte si inspessisce e regala un movimento naturale alla lavorazione anche semplice. Quindi se voi fate una lavorazione anche semplice sia ai ferri che all'uncinetto, vi regala un movimento naturale proprio per questa sua conformazione. In più ha questi piccolissimi inserti bianchi picchiettati, è un filato melangiato, leggermente melangiato, non so se riuscite a vederlo dalla videocamera. Ha questo filo piccolissimo, sottilissimo, bianco che corre lungo tutto il filato e ogni tanto ha questi piccoli inserti di filato leggermente più spesso. È morbidissimo, perfetto per tutte le persone che mi chiedono sempre ma pizzica? Questo non pizzica assolutamente, quindi lo potete realizzare anche per capi che vanno a contatto diretto con la pelle. Sono gomitoli da 50 grammi per 120 metri di filo. Io per il progetto che ho realizzato, che è una taglia 42-44, ne ho utilizzati 550 grammi. Ho lavorato tutto il mio maglioncino con l'uncinetto numero 4,5. Poi ci serve un metro da sarta, un paio di forbici, un ago da lana e 5 marcapunti. Iniziamo andando a realizzare una catenella di 24 maglie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se poi volete un colletto più alto o più basso andrete a ridurre o ad aumentare il numero di catenelle. Realizzate una catenella aggiuntiva, poi andate a voltare il lavoro e lavorate nella costina retro della catenella, questa costina qui. Entrate all'interno di questa costina, vi aiutate con la mano e realizzate una maglia bassissima e procedete così sino al termine. Quindi tenete la catenella voltata sul rovescio, entrate in questa costina e lavorate la maglia bassissima, costina, maglia bassissima, e procedete in questo modo sino al termine. Una volta terminato facciamo una catenella per voltare. Se noi voltiamo, vedete che qui abbiamo tutti i punti, tutte le costine dei punti. Entriamo nella costina superiore di ognuno dei punti che abbiamo sotto, quindi questa costina qui, e andiamo a lavorare una maglia bassissima. Quindi costina successiva, questa, qui abbiamo le due costine del punto, entriamo in questa, nella costina superiore. Agganciamo il filo, lo facciamo passare attraverso tutte e due le asole. Entriamo nella costina successiva e andiamo a lavorare in questo modo, entrando in tutte e due le asoline. Aggancio il filo e lo faccio passare. Entro nella costina successiva, aggancio il filo e lo faccio passare. E procedo così sino al termine della riga. Poi volto e ripeto, quindi faccio la catenella, volto e ripeto. Comunque nel canale trovate il tutorial del punto elastico dove ve lo spiego più esaustivamente, comunque molto semplice. Dovete andare a prendere sempre, voltando il lavoro, la costina superiore del punto e lavorate la vostra maglia bassissima. Entrate nella costina, agganciate il filo
e fate la maglia bassissima e procedete in questo modo in righe di andata e ritorno sino ad ottenere la lunghezza del pannellino, quindi del vostro colletto, di 27,5 cm. Tenete presente che questo è un punto estremamente elastico, quindi non esagerate con la larghezza del collettino se volete che sia un collettino che si accompagni al collo. Ognuno di voi, in base alla taglia che dovrà realizzare, farà un piccolo campione e andrà a lavorare di conseguenza. Comunque, più semplicemente, una volta che avete realizzato il collettino, prima di cucirlo andate a misurarlo intorno alla testa. Se sta comodo intorno alla testa potete procedere con la cucitura. Questa volta cuciremo con l'ago, quindi andiamo a tagliare un pezzettino di filo. Prendo l'ago da lana, non vi fate spaventare dall'ago, perché io so che voi non amate cucire con l'ago, però in questo caso viene un lavoro più bello e rifinito. Andiamo a piegare in questo modo il collettino e andiamo ad inserire l'ago nel punto corrispondente a quello dove esce il filo di fronte, quindi in questo punto qui, dalla parte interna, quindi da sotto, così, e tirate. Unite le due parti e poi, una volta entrate da sopra a sotto, quindi nel punto accanto, entrate sempre in questa asolina e nell'asolina corrispondente sotto. E una volta lo fate da sopra, quindi entrate nell'asolina successiva, nell'asolina corrispondente sotto e tirate. Accanto, asolina e asolina sopra, accanto, da sopra verso, dall'alto verso il basso, asolina, asolina e tirate, da sopra e da sotto, no, veramente il contrario, da sotto e da sopra e proseguite sino a chiudere completamente il colletto. Una volta che avremo terminato di cucire il collettino, andiamo ad entrare nel punto di unione. Agganciamo il filo, facciamo una catenella con un filo solo, quindi il filo di lavorazione da far sparire lo accostiamo, facciamo una catenella, rientriamo nel punto e realizziamo una maglia bassa. Adesso andiamo a riprendere un punto per ogni riga di lavorazione. Quindi entriamo nella parte superiore del punto e agganciamo facendo la maglia bassa. Qui abbiamo il punto successivo, entriamo, maglia bassa. Vedete che avete proprio le asoline superiori del punto, della riga finale, e agganciate. Uno lo dovete prendere sopra la costina e uno tra le due costine, quindi uno in mezzo e uno sulla costina. Uno in mezzo e uno sulla costina, uno in mezzo e uno sulla costina, uno tra costina e costina, entrate, tendete il lavoro, vedete, tra costina e costina, entrate in mezzo e agganciate il filo e fate la maglia bassa e uno sopra la costina. Mettiamo un marcapunti nel primo punto, così ritroviamo subito l'inizio del giro e procediamo con la ripresa delle maglie. Non vi preoccupate se vedete che si arriccia leggermente, perché poi una volta che lo indosserete si sistema automaticamente. Io ho ripreso un totale di 90 maglie. Adesso devo fare il calcolo per la suddivisione del top down. Da queste 90 maglie devo levare le 4 maglie che sono per gli aumenti e mi rimangono 86 maglie. Queste 86 maglie le devo ripartire in 4 e farò 40 maglie davanti, 40 maglie dietro e 6 maglie le divido per le maniche, quindi farò 3 maglie e 3 maglie, perché la manica mi parte dall'inizio, quindi metterò solo 3 maglie. La chiusura dei giri la faccio sempre sul retro, questa qui è la parte del dietro. Quindi la faccio sempre qui. Entro nel primo punto e vado a realizzare una maglia bassa e 2 catenelle a sostituzione di una maglia alta. E adesso vado a lavorare la prima metà, quindi 20 maglie. Per evitare che mi rimangano buchini, vado a lavorare nella prima maglia una seconda maglia alta. Vado a lavorare
le restanti 19 maglie, quindi 2, 3 e 19, che con la prima fanno 20. Adesso nella maglia successiva faccio l'aumento, quindi lavoro le mie 3 maglie alte all'interno della stessa maglia, 1, 2 e 3. Gli aumenti inizio a farli da subito e metto un marcapunti nella maglia centrale. Adesso lavoro le 3 maglie delle maniche da prima manica, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Nella maglia successiva rifaccio l'aumento, 1, 2 e 3 maglie alte, e rimetto il marcapunti nella maglia centrale. Adesso lavoro le 40 maglie del davanti, quindi procedo con le mie 40 maglie alte. Terminate le 40 maglie alte del davanti, nuovamente l'aumento, quindi nuovamente 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 1, 2 e 3, e vado a mettere il marcapunti nella maglia centrale. Adesso vado a lavorare le 3 maglie dell'altra spalla, 1, 2 e 3, e ora rifaccio l'aumento, 1, 2 e 3 maglie alte nella stessa maglia di base, e rimetto il marcapunti magari dello stesso colore, così, nella maglia centrale. Il punto dove ho messo il marcapunti sarà sempre quello dove andremo a fare l'aumento, quindi qui andremo a lavorare sempre 3 maglie alte. Procediamo quindi andando a lavorare le restanti maglie che mi portano poi alla chiusura, e devono essere ovviamente lo stesso numero iniziale. Io ho iniziato con 20, terminerò con 20. Adesso vado a chiudermi saltando il primo e il secondo punto, entro nel terzo punto, aggancio il filo, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, poi carico il filo ed entro nel punto indietro, quello che ho saltato, quindi questo qui. Entro nel punto indietro e lavoro la maglia alta. Ora nel punto successivo, qui abbiamo preso il punto, entro nel punto successivo e lavoro una maglia alta singola. E ora nuovamente carico il filo, salto una maglia, entro in quella dopo, lavoro la maglia alta, carico il filo, torno indietro e lavoro la maglia alta nel punto che ho saltato. Punto successivo, maglia alta normale. E nuovamente carico il filo, salto una maglia, entro in quella dopo, lavoro la maglia alta, carico il filo e torno indietro alla maglia che ho saltato. Ho saltato questa e vado a lavorare la maglia alta. Maglia alta successiva la lavoro normalmente e nuovamente salto una maglia, entro in quella dopo, aggancio il filo, lavoro la maglia alta, riaggancio il filo, vado indietro e lavoro nella maglia che ho saltato, quindi qui dentro, e lavoro l'incrocio, e procedo in questo modo sino ad arrivare al marcapunti. Ho terminato con un incrocio, ora tolgo il marcapunti e vado a realizzare l'aumento, quindi nella maglia centrale lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e vado a rimettere il marcapunti nella maglia centrale. Per le maglie della manica inizierò con l'incrocio, quindi salto la prima, entro nella seconda e nuovamente incrocio, quindi vado a lavorare nel punto che ho saltato. Una maglia alta singola e nuovamente un incrocio, quindi salto la prima, entro nella seconda, la lavoro e poi lavoro quella indietro. Tolgo il marcapunti, ripeto l'aumento, rimetto il marcapunti nella maglia centrale e procedo con la lavorazione del davanti, andando a replicare esattamente la lavorazione che ho fatto nel dietro. Poi tolgo il marcapunti, lavoro l'aumento, rimetto il marcapunti,
poi lavoro la manica esattamente come ho lavorato la precedente, tolgo il marcapunti, rifaccio l'aumento, rimetto il marcapunti e lavoro sino ad arrivare alla chiusura. Una volta che saremo arrivati al termine del giro, andiamo a saltare la prima maglia bassa, le due catenelle, entriamo nel secondo punto, maglia bassa, 2 catenelle, e l'incrocio lo realizzo entrando nel punto precedente, quindi in questo punto qui, quello che abbiamo saltato praticamente, entrando nella catenella, in questo modo. E poi punto su punto, quindi maglia alta su maglia alta e incrocio su incrocio. Salto alla prima, entro nella seconda e incrocio, andando a lavorare nel punto precedente, maglia alta singola su maglia alta singola e incrocio su incrocio. Quindi salto alla successiva, entro in quella dopo, maglia alta, carico, torno indietro e lavoro la precedente. Ora, quando noi andiamo a lavorare, ovviamente negli angoli avremo delle maglie in più a ogni giro, andremo a ripetere l'incrocio ogni qualvolta ce lo permette il numero di punti. Per esempio, adesso qui vado a lavorare un incrocio e una maglia alta singola. Nel giro successivo avrò due maglie alte successive all'incrocio, dovendo lavorare la maglia alta singola ne lavoro due. Nel giro successivo, che ne avrò tre, allora potrò fare nuovamente la maglia alta singola e un incrocio. Quindi a mano che andiamo avanti con gli aumenti andremo a lavorare l'incrocio ogni qualvolta ce lo permette il numero di punti. E procediamo in questo modo, andando a chiudere sempre come abbiamo chiuso adesso, quindi facendo l'incrocio nella chiusura, sino a raggiungere il livello del sottomanica. Quindi noi siamo partiti dal collettino, procederemo alla lavorazione andando a fare i nostri bei aumenti, sino ad arrivare, questo è il sottomanica preciso, arriveremo sino a questo punto qua. Quindi una volta arrivati al livello di sottomanica ci fermiamo. Alla chiusura del giro andiamo a realizzare alla base dell'incrocio precedente, in questo punto qui, una maglia alta in più, perché questa ci servirà per dividere i due gruppi di punti incrociati. Poi, come prima, andiamo a chiudere saltando la maglia bassa alle due catenelle, maglia bassa 2 catenelle, poi torno indietro nel punto precedente e realizzo la maglia alta, maglia alta singola su maglia alta singola, e procedo nello stesso modo. Se per il numero di punti che avete messo vi ritrovate la maglia alta singola, allora va bene, non dovete fare questo passaggio. Questo passaggio lo fate se vi ritrovate l'ultima maglia della riga che combacia con la chiusura del giro. Io qui avevo due punti incrociati e ho fatto una maglia alta in più, praticamente per dividere i due punti incrociati. Una volta che avrete raggiunto il livello delle maniche, dello scalfo manica, procediamo col dividere il lavoro. Io, per arrivare al livello scalfo manica, ho una manichina che non è troppo larga. Vado a chiudere il lavoro sul retro. Questa volta non chiudo con l'uncinetto, ma chiudo con l'ago, quindi sfilo, taglio il filo, sfilo il punto, prendo un ago da lana e vado a chiudere in questo modo. Salto la maglia bassa alle 2 catenelle, entro nel secondo punto, così, e poi mi chiudo nel punto dal quale esce il filo, che è questo, va bene? Così vado a chiudere in maniera corretta. In questo modo io realizzo, facendo questo lavoro, realizzo un punto per quello che ne salto uno. Quindi giro sul rovescio il lavoro, mi aggancio ad un punto accanto, faccio un punto asola e poi vado a far sparire il filo di lavorazione all'interno dei punti lavorati, così come faremo sempre per tutti i punti. Entrate all'interno dei punti lavorati in questo modo e fate sparire il filo. Poi muovete il lavoro per distribuire e andate a tagliare via. Adesso mettiamo il collo verso di noi e partiamo dal marcapunti sulla sinistra. Scusate se sentite dei rumori, ma stanno facendo dei lavori. Inseriamo l'uncinetto nel punto dove avevamo il marcapunti, agganciamo il filo e facciamo una catenella con due fili, poi lasciamo andare il filo più corto,
rientriamo nello stesso punto, facciamo una maglia bassa e 2 catenelle a sostituzione di una maglia alta. Dopodiché facciamo le catenelle di separazione tra un punto e l'altro che ci permettono di allargare il punto manica. Io ne farò 4, 1, 2, 3 e 4. Poi vado ad agganciarmi girando sul diritto il lavoro, quindi in questo modo, non così ma così. Tolgo il marcapunti, entro nel, carico il filo sull'uncinetto ed entro nel punto dove avevo il marcapunti e realizzo la maglia alta, tirate il filo in modo da non slabbrare il punto. Dopodiché vado a lavorare i punti a seconda di come li ho sotto. Quindi io vado a lavorare una maglia alta singola e il mio punto incrociato, maglia alta e maglia alta indietro, e procedo alla lavorazione sino ad arrivare al marcapunti successivo. Quindi a seconda di come ho il punto sotto lavoro un punto singolo e un punto incrociato, e due punti incrociati, maglia alta singola e maglie alte incrociate, sino ad arrivare al marcapunti successivo. Una volta che saremo arrivati al marcapunti successivo, lo togliamo, lavoriamo la maglia alta all'interno del punto, poi facciamo le catenelle di separazione che abbiamo fatto, lo stesso numero che abbiamo fatto dall'altra parte, sempre aprendo sul diritto il lavoro con una maglia alta nel punto centrale dell'aumento, quindi dove avevamo il marcapunti. Una volta che avremo realizzato anche la seconda catenella, procediamo con la lavorazione della parte successiva sino ad arrivare all'inizio. Una volta che avremo raggiunto il punto di chiusura, andiamo a saltare la maglia bassa, le 2 catenelle, entriamo nella seconda catenella dal basso, quindi, e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. Poi proseguiamo con la realizzazione del punto, andando ad adeguarci a seconda di quante catenelle ovviamente abbiamo messo per dividere le due parti. Io qui ho chiuso con un incrocio, quindi questa maglia alta sarà singola. Adesso vado a fare l'incrocio, quindi salto la prima catenella, entro nella seconda, lavoro la maglia alta e poi in quella precedente. Adesso vado a lavorare la maglia alta singola nella catenella successiva e nuovamente l'incrocio. Però siccome qui poi ho nuovamente l'incrocio, devo imbrogliare un attimo, quindi cosa faccio? Carico il filo, entro nel punto successivo e l'incrocio lo faccio entrando alla base dell'ultima maglia alta che ho lavorato singola. Qui ho lavorato la maglia alta singola, qui ho lavorato la maglia alta dell'incrocio e ora torno indietro e rientro nella maglia alta singola. Imbrogliamo un attimo per far tornare poi il punto. Andiamo a lavorare la maglia alta singola nel punto successivo, dopodiché vado a lavorare il punto, i punti così come li ho sotto. Quindi regolarmente incrocio, maglia alta singola, incrocio, maglia alta singola, sino ad arrivare al punto successivo e farò la stessa cosa. Se mi ritrovo un numero di punti in esubero, farò una diminuzione, quindi prenderò due maglie insieme. Se invece me ne ritrovo in meno, rifaccio come ho fatto qui. E procedo andando a lavorare in giri sino a raggiungere il livello del sottoseno. Io mi sono persa l'altro foglietto, adesso ve lo faccio rivedere. Noi abbiamo lavorato, vabbè, questo è il collettino, abbiamo fatto il collettino. Poi abbiamo lavorato sino ad arrivare a questo punto, va bene? Noi siamo arrivati qui. Adesso abbiamo ripreso le maglie e ora dobbiamo arrivare sino a questo punto, cioè quindi sino al sottoseno. Dopodiché andremo a realizzare gli aumenti per allargare il nostro progettino. Una volta arrivati al termine del giro, ci chiudiamo nella seconda catenella dal basso dopo la maglia bassa, prendendo tutte e due le asoline del punto e ripetendo maglia bassa e 2 catenelle. E poi andiamo a lavorare punto su punto, quindi incrocio dove abbiamo l'incrocio e maglia singola dove abbiamo la maglia singola.
e procediamo in questo modo sino ad arrivare al livello sottoseno. Una volta che saremo arrivati al livello del sottoseno, andremo a lavorare a maglia alta normale. Quindi andiamo a chiudere sempre con la maglia bassa le due catenelle e poi andiamo a lavorare però punto su punto, quindi una maglia alta regolarmente in ogni punto, non più andando ad incrociare, perché adesso facciamo una piccola divisione tra la parte superiore e la parte inferiore che andremo poi ad allargare. Una volta terminato il giro lo chiudiamo come al solito con una maglia bassa e 2 catenelle, che questa volta però vanno a sostituirmi una maglia alta in rilievo dietro. Adesso ne facciamo una in rilievo davanti, quindi andiamo a caricare il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto in mezzo, quindi tra punto e punto, scavalliamo la maglia da dietro, agganciamo il filo e lavoriamo la maglia alta. Ora un'altra in rilievo dietro, quindi carico il filo, passo sul retro del lavoro, entro sempre nello spazio tra maglia e maglia, scavallo il punto dal davanti, esco sul retro del lavoro, aggancio il filo e lavoro la maglia alta. E proseguiamo lavorando una maglia in costa davanti o in rilievo davanti e una maglia in rilievo dietro, sino al termine del giro. Una volta che avremo terminato il primo giro, andiamo a chiuderci nuovamente nella prima maglia di base, quindi nella seconda catenella dal basso, dopo la maglia bassa, e nuovamente maglia bassa 2 catenelle, maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro, le trovate già in rilievo quindi è anche più facile la lavorazione, e procedete così per un secondo giro. Andiamo a dividere adesso la nostra maglia in 5 spicchi. Contiamo quindi quanti punti abbiamo intorno al nostro lavoro, togliamo 5 punti che saranno i punti dove andremo a fare gli aumenti e le restanti maglie le suddivideremo in 5 spicchi. Nel mio caso io ho 160 punti, ne tolgo 5 e me ne rimangono 155. Io so che ogni 31 maglie dovrò fare un aumento, quindi riprendo il mio uncinetto e vado a lavorare il punto esattamente come l'ho lasciato. Quindi la prima maglia era una maglia singola, le successive due saranno un punto alto incrociato, cioè due punti alti incrociati. Torno indietro nel punto precedente e lavoro la maglia alta singola nel punto dopo, punto incrociato nei successivi due. E procedo in questo modo per un totale di 31 punti. Una volta che avremo terminato di lavorare le prime 31 maglie, nel punto successivo andiamo a fare l'aumento e lo faremo esattamente come prima, quindi nella stessa maglia di base lavoriamo 3 maglie alte e ci comportiamo esattamente come abbiamo fatto all'inizio dello sprone, solo che invece di 4 spicchi ne faremo 5, andando a lavorare esattamente come abbiamo lavorato all'inizio del nostro lavoro. Ora, le mie sono 31 maglie iniziali per ogni spicchio, le vostre saranno tante quanti punti avrete nel vostro progetto. E procediamo in questo modo andando ad allungare la maglia a piacimento, a seconda di quanto ci piace lunga. Se doveste notare che la chiusura vi rimane troppo aperta, andate a chiudere in questo modo. Andiamo a saltare la maglia bassa alle 2 catenelle ed entriamo nel secondo punto, che in questo caso è il punto incrociato. Lavoriamo la maglia bassa alle 2 catenelle, poi entriamo nel secondo punto ed incrociamo ritornando nel punto nel quale siamo partiti con la maglia bassa alle 2 catenelle. Quindi carico il filo, torno indietro nello stesso punto e realizzo l'incrocio. Una volta terminata la lavorazione in lunghezza, quindi in allungamento del nostro progetto, procediamo con la realizzazione o la rifinitura delle maniche. Per la nostra manica partiamo dal sottomanica, inseriamo l'uncinetto al centro, quindi in un punto centrale del sottomanica, agganciamo il filo e andiamo a riprendere. Qualora facciate la manica lunga, andate a riprendere un giro a maglie alte e poi andrete a ricominciare la lavorazione del punto. Invece, se volete fare solo la rifinitura, farete un giro a maglia bassa e un giro a punto gambero, così come farò io. Quindi io vado a riprendere, a rientrare nello stesso punto, faccio una maglia bassa e poi vado a riprendere un punto basso in ogni punto intorno.
Una volta che avremo completato il giro, andiamo a chiuderci nella prima maglia con una maglia bassissima e poi andiamo a lavorare un giro a punto gambero, ossia entriamo nel punto indietro, agganciamo il filo da sotto, lo facciamo passare e chiudiamo le due asole. Punto indietro, aggancio il filo da sotto, lavoro le due asole. Punto indietro, aggancio e lavoro. E procedo in questo modo sino al termine del giro. Dopodiché fermo, taglio e faccio passare il filo di lavorazione sul rovescio del lavoro, quindi la parte interna, attraverso i punti del punto gambero. Come vi ho detto prima, sarà poi a voi decidere se fate la manica lunga a tre quarti, corta o così, come la faccio io. E a questo punto il vostro progetto è pronto per essere indossato. Vi dico tutte le misure. Allora, il mio è lungo, giriamolo così che forse è meglio, dalla spalla, diciamo dal punto della spalla alla parte più corta, non alla punta, è lungo 64 cm, dalla punta invece 69. È largo nel punto del sottomanica 48 centimetri. A questo punto non mi rimane che prendere in mano l'uncinetto, il filato e provare a farlo. Il nostro tutorial è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un enorme bacio e vi aspetto al prossimo. Ciao amorosi!